Benvenuti in questo primo appuntamento con Super Mario RPG. Finalmente possiamo mettere mano ad uno dei migliori titoli per quanto riguarda la saga di Super Mario. Se posso essere sincero, però, ho trovato il box del gioco e anche la schermata iniziale un po' asettici. Però, ehi, è solo un'impressione mia, magari. Ah, ok. Con B si salta. A quanto pare Mario ora salta con il tasto B. La A non esiste. Questo è il menu, non abbiamo niente. E le mosse speciali, niente. Perfetto, andiamo. Start, però sai come, non si sa mai. Ah, ok, classico Mario RPG. Vabbè, se avete giocato i titoli di Alpha Dream, ovvero la Superstar Saga e tutti gli altri, sapete bene a cosa andiamo incontro. Ok, l'ho preso forse male, probabilmente. Ok, questi sono nemici molto semplici. Mi chiedo se possa appunto essere come i titoli della Superstar Saga, che gli salti in testa e gli fai un danno aggiuntivo, ma non mi pare. Con un semplice attacco base inoltre vanno KO. Ci sta, dai. Bellino il modellino di Mario. Per il momento è tutto molto carino. Poi certo, quando arriveremo effettivamente in punti più avanzati del gioco. Io ho giocato... Ah, fai l'attacco aggiuntivo in realtà, sì. Lo fai se premi al momento giusto. Bene, dicevo, ho già giocato parte del videogioco, ma quello vecchio, quello originale per Super Nintendo. E molto, molto carino, però non l'ho mai finito. Ho giocato giusto una mezz'oretta, quindi non ho visto nulla. Andiamo. Ah, bello l'ambiente, molto bello, molto, molto. È sempre sfigato quando rapisce Peach. C'è sempre Mario lì pronto. È come se Mario non aspetta altro che Peach venga rapita. Ok, Bowser è un po' più resistente. Beh, ci mancherebbe pure. Però a noi ci fa uno di danno. Mi chiedo se possa fare tre attacchi io piuttosto che solo due. Colpisci la catena? Ah, certo. Ok, ha preso male. Quindi ci sta dicendo che Bowser non è... Non è possibile sconfiggerlo? Proviamo un po' a provare l'attacco triplo. Anche penso che non si possa fare attacco triplo. No, neanche col tempismo buono. O forse sono io che non ci riesco. Sei ridicolo? Ho capito, amico mio, però io ci sto provando. No, ho solo due possibilità, quindi la catena è quella. Non è che è un'altra. Eccolo. Cos'era quel rumore? La catena a Bowser. È quello che ho colpito negli ultimi 5 turni. Una reazione a catena, ma che significa una reazione a catena? Stringi i denti, ma se è rotta la catena non può farci nulla, poverino. E tu non vieni, Mario? Beh... Ah, certo, Bowser con un colpo solo. Ma, vedi, Peach, il problema è uno solo. Non... Posso scegliere io di resistere o meno? È Catenaccio che non deve rompersi. Che poi era Catenaccio. Ma quanto è grosso sto castello? Dov'è il soffitto? Pensi davvero di riprenderti Peach così facilmente? Sei sempre tra i piedi. Ora basta. Ti sistemerò una volta per tutte. No. Mi sa che non ce la fai neanche stavolta, Bowser. Ciao. Che volo. Oh, Mario, ero così preoccupata. Andiamocene da qui. Va bene. Mario, tutto il castello trema.
Va bene. Ehi Mario, la gente di solito usa la porta per entrare e uscire di casa, tu no? Ad ogni modo sono venuto a cercare la principessa Peach. È un po' in ritardo. E se ne va. Rifiuta di elaborare ulteriormente. Ok, eccomi. Pronti! Qui cosa c'è? Non c'è niente. Grazie. Ah! Questo è per salvare? Ok. Ci sta. Allora, Todd, ti stavo dicendo, no? Peach non c'è in questo momento. Ma allora dov'è? Perché non mi rispondi? Mi stai forse nascondendo qualcosa? Veramente non ne so nulla. Sì, era Bowser. Puoi salvarla come fai tutte le volte. Va bene. Ho dimenticato una cosa importante. Se vai a Capote, risvegliare all'ultimo punto dove hai salvato. Certo, le classiche. Classico punto di salvataggio, no? Possiamo iniziare allora. Vediamo un po'. Dunque, il castello di Peach è stato preso da una spada enorme. Questo è il castello di Bowser. Quello è il castello di Peach, ma non ci può. Sembrerebbe il castello di Peach, anche se molto diverso da come lo conosciamo. Andiamo al castello di Bowser, allora. Eccola qua. Occhi e una bocca, anche. Magari parla. Oh, eh. Alt, chi va là? Un intruso? Questo castello ora appartiene a noi, la banda di Fabbro Magno. Beh, per fare una spada così grande, è sicuramente un fabbro molto grande. Abbiamo grandi progetti, è tutto grande qui. E questo è solo il primo passo, se non fosse per il ficcanasi come te. Saremmo già padroni di questo mondo. Vediamo come te la cavi adesso. Il ponte del castello è stato distrutto, ma è una notizia terribile. Dobbiamo informare il nostro cancelliere, va bene. Ci dà anche un fungo, Todd, il famoso, famoso fungo dei castelli. Quando vuoi recuperare punti vita, premi X e scegli l'oggetto. Oh no, c'è un Goomba! Combattiamolo! Ecco, fermo lì. Posso anche difendermi, questo non lo sapevo. Mi ricordo che c'era qualcosa di simile in Superstar Saga e gli altri ovviamente. Mosse speciali. Ah. Certo. Sì, questo poi è questa è la base di tutti quanti gli RPG di Super Mario. C'è anche un indicatore che si riempie un po' per volta e quando arriva al 100%. Per due nemici saranno guai. Va bene allora, cerco di seguire più azioni a tempo che posso. Sentiero dei funghi, vai. Pullula di mostri? Non c'è problema. Li attacco tutti, li attacco. Oh, ci sono molti nemici, eh. Ah, qui si prendono le monete. Paracupa, per favore. Ah, paratrupa, certo. Qua c'è un Todd in ostaggio, attenzione. Ho salvato il Todd per caso? Ah sì! Tutta la vita davanti agli occhi ti è passata, sì. Sciroppo al miele, vai! Combattiamo! Oh, nuovo livello, attenzione! Ok, wow, salgono di tanto i punti. Scegli un bonus! Attacco e. Wow! Ah, difesa magica però. Scegli questo normale. Il martello. Andiamo con il martello sto giro, dai. Quando poi ci sarà modo di aumentare anche le altre abilità. Oddio! Pazzito questo, ehi! Ho fatto l'attacco a sorpresa. Che poi mi sono appena accorto che quando attaccano compare punto esclamativo in testa. E se premi al tempo giusto ti blocca l'attacco. È una cosa di una frazione di secondo proprio, quindi devi essere molto attento. Però sì, funziona. Qui che abbiamo? Ah! Ok, gli oggetti fiore, va bene. Quindi se li troviamo aumentano la quantità massima di PF. Di punti fiore immagino, perché la vita è sempre la stessa.
Immagino che serva a qualcosa questo fiore che giri, no? Ah, mi fa fare un salto più alto, certo. Bibita, tirami su. Qui. Fammi salvare questo Toad. Ciao Toad, ci è mancato poco questo piccolo regalo in segno della mia riconoscenza. Pillola di fiori. Ok, si prosegue per di qua, immagino. Sì. Oh, la Kitu. Mannaggia la Kitu, vieni qua. Oh no, questi come li affronto? Ehi, ciao. Upaspino. Oh, è resistente. Aia, questo c'ha un tempismo diverso. Devo stare attento. Ok, è andato. Carinissime le colline, questo effetto. Molto molto carino. Oh, ma quanti ne sta a lanciare? Ah, ci picchia. Allora, l'indicatore è quasi al 100%. E ci arriverà con questa lotta, immagino. Se faccio bravo, però. Eccolo qui, al 100%. Non so, magari sono più forte con l'indicatore al 100. Ha soccorso Toad? Chissà cosa ti porterà? Ah, e dopo scelgo l'oggetto, ovviamente, in maniera molto casuale. Ah, ma fa danno ai nemici oppure ci può anche curare, immagino, visto che c'era un fungo. Interessante. Non intendo assolutamente affrontare tutti, però finché riesco a fare un po' di punti. Ehi, che è da guardare? Non piace nemmeno il mio martello. Mario, sei prudente, è un caratteraccio! Oh, questo c'è una voce un pochino più in falsetto, perché sapete com'è. Aspetta, aspetta, mi aumento un po' il livello di un altro punto almeno. Ok, sono pronto ad affrontarti. Guarda, hai fatto arrabbiare il mio martello, te ne pentirai. Oh cielo, doppia. Due Marter Koopa. Mosse speciali. Ah, presa male il tempismo. Ma mi sono difeso. Mi sono difeso, ehi. Ok, questo l'ho preso bene. Mamma mia, che danno. Vai. Ci picchia. Aia. Devo imparare quel tempismo proprio bene. Guarda, è più efficace questo che non il salto quasi, immagino. Chi è? Difesa? Coraggio. Forza e coraggio. Ma probabilmente il salto ha fatto effetto, però... Il tempismo, devo imparare bene il tempismo. Un punto per il prossimo livello. Oh, prendo un martello, quindi ho tipo una nuova abilità, un nuovo attacco. Grazie Mario, stiamo correndo così veloce che non vedevo nemmeno dove stavo andando. Il castello di funghi è poco più avanti, siamo quasi arrivati. Da dove sbuca questo martello? Lo prendo io, lo prendo io. Ehi, lo sai cos'è? Il martello di Martel Koopa, certo. È l'emblema. Con questo affare i nemici non hanno scampo. Potrebbe tornare utile, sicuramente. Ci vediamo al castello di funghi. Ok. Mi manca un punto per fare un altro livello. Magari sarebbe il caso di livellare e poi venire qui, che dici? Siamo al livello 3. Palla di fuoco, fai fuoco, premia ripetutamente. A sto giro prendo questo, dai. Oddio, forse i PS sarebbe meglio, però mi sento tranquillo per il momento, dai. Che bellino. Mi ricordo di essere arrivato appena appena più avanti di questo punto nel gioco originale. Sei proprio bravo, va bene. Perché le ho fatto vedere il salto. Questo cos'è? Una specie di centro... Questo cos'è? Un negozio? Cos'è? Ah, sì, sì, fare acquisti. Ah, per aumentare... Ah, certo. Vai, vai, vai di salopette. Equipaggia, equipaggia. Ah, scarpe da salto danno un bel po', eh. 30, però ci vogliono, dai. A Mario. E qua si scende? Oh, salve! Lei chi è? Ti ordino di metterti davanti a me.
Ok, salto. Ah, bene, grazie. Mi era tranquillo nella campanella che mi informerà di un tesoro nelle vicinanze. Bello. Esplorare ripaga. Possiamo andare a castello allora, immagino. Qui ho visto tutto, ho visto. Yes. Hello. Si può, è permesso? Mario, eccoti qua. Vado a dire al cancelliere che sei arrivato. Sì, però sei più lento di me, Todd. Oddio, che è qua? Le stanze private di Peach? Sì. Ci sarebbe un easter egg legato a Peach, però penso che l'abbiano rimosso in questo gioco. No, c'è ancora l'easter egg. Hai trovato punto interrogativo di Peach. Ehi tu, che stai facendo? Ti do questo in cambio, rimetti tutto a posto. Hanno tenuto? L'hanno tenuto. Grandi. Allora, nel film originale era un pochino più esplicito, però qui è bello vedere che l'abbiano tenuto. Puoi farti un'idea di quello che ti pare, su cosa è e su cosa no. Vabbè, riandiamo dal cancelliere, dai. Non perdiamo altro tempo. Todd? Dai, sì, vabbè, ho capito da questa parte. Però sii veloce, dai. Eccolo qua. Toddsworth. Vediamo un po'. Salve. A tutti la stessa cosa dicono. Mario, grazie al cielo sei qui. Sì. Si è sentita una forte esplosione provenire dal castello di Bowser. Che paura. Mi sono quasi cadute le spore. Scusa, ma dov'è la principessa? È partita per venire a casa tua ore fa. È stata rapita. Ah. Che ci sia Bowser dietro tutto questo? No, una grande spada gigante. Certo però che Mario ha delle abilità da trasformista da non sottovalutare. Per tutte le spore mi stai dicendo che Bowser ha rapito di nuovo la principessa. Deve entrare nel suo castello e liberare la principessa. Non posso, non c'è il ponte. Fantastico. Oh no. Impazzito totale. Va bene, dai, su. Certo, parole è impossibile spiegarlo. Oibo, il castello era accessibile? Quale malvagio potere ha all'opera là? Mario, la subito è nelle tue mani. Ti prego, salva la nostra amata principessa. Come sempre. Lo sai che devi equipaggiare gli oggetti che possono farti comodo, vero? Non serve in realtà, l'ho già visto, l'ho già fatto. Ah, ecco il nostro caro Mario, sempre equipaggiato a dovere. Mario? Aiuto, che botta di testa. Vai nella stanza del tesoro e preparati per il viaggio, la guardia ti aiuterà. Grazie. Eccomi qua, fammi passare, dai. Vediamo un po' questa stanza del tesoro, cosa c'è. Ah, una sola cosa posso scegliere. A tutti quanti, grazie. Ok. Oddio, tesori, Peach mi sa che non è molto ricca, eh. Non se la passa molto bene con le sue ricchezze. Va bene, fungo, fiore e monete, ci sta. La base proprio. È tutto qui? Fermati! Torna subito qui! Oh no, quel rettile ha rubato la moneta di mio nonno. No, non devo piangere. I grandi non piangono, però non è giusto, ecco. Adesso cosa faccio? Uè! Ok. Immagino che questo sia il nostro primo oddio, chi è? Non avevo visto questo posto. Scusatemi, è che sono un attimino. Allora, questa è la locanda, va bene. Termino qui questo primo episodio. Non so quanto verrà lungo. Non dormo sempre. Vabbè.
Bene, mi fermo qui. Allora, amici, per questo primo video è tutto. Domani ovviamente uscirà un altro episodio. In descrizione vi ricordo che trovate sempre tutti quanti i collegamenti utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Ciao!